tre punti, come vedete, finora nel suo tabellino. Mascolo prova ad andare lo scarico per Bowman, si alza da tre, Kai Bowman per andare al primo mini riposo. Barnella, sale Mascolo, Barnella aspetta l'arrivo di Bowman, Perkins prende posizione e si ripete l'uno contro uno con Ellis, si gira Perkins di mano destra, Bowman stesso tira giù il rimbalzo, parte il contropiede di Brindisi, Bowman vuole andare fino in fondo e schiaccia Del Nord, Zanelli supera la metà campo sulla pressione di Harrison, pallone per Iro Egbu, parte con la mano sinistra, si ferma, tira in allontanamento, due punti per Mascolo, supera la metà campo, taglia Baye, Mascolo va nell'angolo, cerca e trova Mezzanotte che può andare a schiacciare, lo scarica ancora per Risma, gli restituisce il pallone, Harrison va fino in fondo nel pitturato per Mascolo nell'angolo, si ferma anche Mascolo, però la finta per alzare la parabola, fuori per Perkins che parte in uno contro uno, scarico per Harrison, 5 secondi per andare al tiro, lo sa Harrison e non sbaglia D'Angelo Harrison, spinge la transizione offensiva per Brindisi, viene bene però la difesa di Treviso, poi Rito trova un canestro ma non chiedeteci come. Bornella chiede palla a Perkins, finta il taglio Mascolo, poi si allontana, lascia spazio a Perkins che gira sul piede perno, poggia il pallone a canestro, prende anche il fallo, ecco il fallo di Ellis, tiro libero aggiuntivo per Nick Perkins, spinge con Lamba, Harrison da lontanissimo, sbaglia però Bornella, prende rimbalzo, extra possesso, Treviso si disunisce adesso, Tucci che continua a macinare una grande palla a canestro, Treviso adesso rischia veramente di parte Reed, poi si ferma perché Fagiano tiene bene la posizione difensiva e allora pressa adesso la formazione trevigiana, Risma deve forzare dall'angolo un canestro pazzesco per Jonas Risma, Perkins lotta al rimbalzo, il pallone è tirato giù però da Zanelli alla fine e spinge la transizione offensiva, poi appoggia ancora per un ottimo Sorokas, peraltro trovato benissimo da Zanelli, e per il lituano ci sarà anche il tiro libero supremo, 101-76, superato anche il muro psicologico dei 100, prova a rispondere in Vernizzi da 3, risponde immediatamente il francese, Vettori in pressione su Reed, parte Reed in uno contro uno, va fino in fondo, in sottomano, due punti per Marcus Reed, 107-84, Brindisi porta a casa un'altra suonante vittoria.